Amici sportivi, buonasera e ben trovati con questa puntata di Block Notes che arriva 24 ore dopo la partita delle mille e una emozioni. Non c'è dubbio che quella di ieri a Legnago sia stata una delle partite più intense, più emotivamente partecipate da quando l'Arezzo si presenta sui campi di gioco della nostra Italia. E non c'è dubbio che il pareggio di Grazia al 96esimo abbia destato entusiasmo e soprattutto lasciata intatta la speranza dei play out in questi ultimi 180 minuti di gioco che restano. Subito vi presento gli ospiti di questa sera e qui con noi per la prima volta in questa edizione, ma è stato in passato anche un nostro opinionista, Andrea Benedetti, allenatore del Foiano, che ringrazio per essere, per aver accolto il nostro invito. Invece è tornato Giorgio Ciofini e non poteva mancare Giorgio perché il momento è topico e quindi ci vuole anche la voce dell'esperienza. Collegati con noi Matteo Marzotti, ciao Matteo, che adesso ti vedo, non so, sarà forse anche la rete di Grazia, ma ti vedo più sollevato rispetto alla scorsa settimana. Poi abbiamo Ricky Bonelli di Pianeta Amaranto, ciao Ricky, e poi Mauro Guerri e Simone Trippi di Amaranto Magazine. Completa il quadro Giorgio Melani del Corriere dello Sport Stadio, il giornale che con lo scoop di ieri ha fatto il colpo visto che ha anticipato la Superlega. Giorgio, sei d'accordo, sì o no? No, non poi in questo modo, cioè perché sei, perché sei un romantico. No, ma le cose anche se si fanno più o meno bene, ma si devono fare alla luce del sole. Bene, e questa è la sintesi che sicuramente sta circoscrivendo proprio un pensiero che in tutti gli addetti ai lavori nel calcio, anche perché sicuramente il calcio sarà costretto a cambiare con la scelta che hanno fatto le grandi società d'Europa, non d'Italia, d'Europa, e questo obbliga sicuramente a rivedere le cose sia in casa UEFA se non proprio in casa FIFA. Intanto saluto, vorrei chiedere un parere velocissimo anche a Matteo, Riccardo, Mauro, Simone e Giorgio sulla Superlega. Proprio una parola. No, aspetta. Mi dicono che ci sono dei problemi, aspetta, con tutti i collegamenti oppure... A me non piace questa idea per il semplice motivo perché io sono uno di quelli che spera un domani di vedere, di continuare a vedere Davide contro Golia. Il fatto che ci siano 15 squadre, 12 squadre sempre certe di partecipare a un campionato senza retrocessioni è quanto di più aberrante vada, e soprattutto va incontro a quello che è lo spirito del calcio, dove non sempre vince il più ricco, non sempre vince il più forte, ma vince anche il più fortunato e vince anche Davide contro Golia. Sei stato esplicito. Nel 2018, se l'Arezzo non avesse avuto dei giocatori con grandi valori, non si sarebbe salvato sul campo, perché si sarebbe salvato chi aveva i soldi, e noi sappiamo quante ingiustizie abbiamo vissuto in quella stagione. Bene. Per me il calcio non può essere solo riconducibile a un discorso di soldi. Certo, i conti devono essere in ordine, ma c'è ben altro. Tra l'altro i conti in ordine queste società non ce li hanno perché sono indebitate fino all'osso del collo, considerando i bilanci che hanno sia il Real Madrid, sia il Barcellona, sia la Juventus e compagnia cantante. Caro Andrea, a questo punto sì, voglio essere romantico anch'io. Sì, sì, certo, beh, anch'io non sono d'accordo perché è un discorso solo puramente economico, ecco, quindi non, anche a me piace vedere il Benevento che batte la Juve, due partite con la Juve prende, certo, 4 punti, ecco, a me, certo, piace quel calcio lì, dove comunque risaltano i valori che si vedono sul campo, che si dimostra quello che si vale sul campo, quindi sono totalmente in disaccordo con questa decisione. Bene, torniamo invece ai nostri problemi e alle emozioni forti che abbiamo vissuto proprio ieri nella partita di Legnago, dove per la prima volta l'Arezzo giocava una partita di campionato. La scheda di Andrea Lorentini. All'inferno e ritorno, perché fino al minuto 96 di Legnago Arezzo gli Amaranto avevano un piede e mezzo in Serie D. Il gol di Boulevard, viziato in partenza da un errore tecnico di arbitro e quarto uomo, aveva infatti allargato la forbice tra i veneti e la squadra di Stellone a 10 punti. Se non era una sentenza di condanna, poco ci mancava. Poi quell'azione finale, oltre 5 di recupero, il cross di Sussi raccolto da Di Grazia all'ultimo secondo utile. Il resto è un'esplosione di gioia, adrenalina, estasi pura con tutta la panchina in campo e quell'abbraccio collettivo a scacciare incubi e paure. All'inferno
inferno in ritorno, appunto, per adesso soltanto in purgatorio, perché il paradiso calcistico, ovvero la salvezza, bisognerà battere il Ravenna e passare dai play-out. La trasferta di Legnago era un passaggio stretto e insidioso, e Le Campo lo ha confermato. L'Arezzo ha sofferto in avvio, si è sciolto dopo lo svantaggio e è uscito alla distanza, trovando sulla propria strada un ottimo portiere e una terna arbitrale insufficiente. Oltre al pasticcio sull'1-0, non ha convalidato la punizione di Di Grazia con il pallone che aveva probabilmente oltrepassato la linea al momento della respinta di Pizzignacco. Nonostante tutto, ha avuto il merito di crederci fino alla fine ed è stato premiato. Adesso occorre resettare immediatamente, pensare già alla sfida di domenica. Una vittoria eliminerebbe definitivamente il Ravenna dalla corsa salvezza, condannandolo alla retrocessione con 90 minuti di anticipo. Un risultato diverso terrebbe tutto in gioco fino alla fine. Per l'Arezzo un altro play-out anticipato, un altro giro sulla giostra delle emozioni forti. Chiedo a tutti voi degli interventi brevi, perché siamo in tanti, ma è giusto anche compartecipare alla emozione che abbiamo vissuto. Bravo Di Grazia, che ha fatto un gol che non è forse tipico delle sue caratteristiche, ma eccellente anche quel cross con il contagiri di Sussi. Sì, belli, a tempo scaduto in quella situazione lì c'erano molti giocatori che hanno attaccato l'area di rigore e Sussi è riuscito a mettere una buona palla dentro e Di Grazia è stato bravo, è andato a cercarla, ha preso bene il tempo e ha fatto, diciamo, un gol meritato per quello che l'Arezzo ha dimostrato soprattutto nel secondo tempo e per il carattere soprattutto che ha dimostrato nel voler rimediare la partita fino in fondo. Giorgio, questo aspetto che sottolineava Benedetti lo sposo in pieno, anche perché ieri abbiamo visto proprio una squadra che ha giocato con la testa e con le gambe e con il cuore. Sì. Sì, non c'è stato il riprendere il discorso da dove avevamo interrotto, perché in effetti l'Arezzo ha stentato molto nei primi 20 minuti. E questo, insomma, non me l'aspettavo, francamente. Pensavo che l'entusiasmo della vittoria della domenica precedente con il Pesaro fosse contagioso in qualche modo. Però è vero, poi l'Arezzo ha saputo reagire con i nervi anche, con la voglia. Insomma, è difficile poi quando ti giochi tutto, ovviamente. Io però credo che quel gol maturato così proprio nell'ultimo istante possibile non possa essere un gol sprecato per niente. Insomma, in qualche modo ha parlato il destino, no? E questa è una cosa che mi fa sperare, come diceva, oltre quella nuova battaglia che rievocava Andrea nel servizio, insomma, che dovremo affrontare nei play-out. Però ecco, partiamo con questa cosa, ribellione ad una situazione che sembrava definitiva, e questo secondo me è importante. Simone, che idea ti sei fatto di questa partenza un po' con il rallenti della squadra? Forse c'è stato anche una contrazione visto che il risultato stava Io cominciando a pesare. Niente. Non senti niente? E allora, vediamo un po', faccio la stessa domanda a Bonelli, in attesa che Simone possa perfezionare il suo collegamento, magari può staccare e riaccendere. Riccardo, tu che idea ti sei fatto di questa partenza difficile della squadra? Premesso Luigi che il problema è di tutti noi, non ti sentiamo. Io ho il volume al massimo, ti sento appena. E di quello che hai detto abbiamo capito poco e nulla tutti. Bene, comunque ho capito il senso della domanda. L'Arezzo rispetto ad altre volte non è che è partito molle, secondo me è partito troppo consapevole dell'importanza della partita e quindi era contratta, è stata una partenza nervosa, una partenza in cui c'era timore dell'avversario ma timore anche della situazione di classifica, per cui una volta scrollato di dosso questa adrenalina in più che avevamo, la partita si è svolta soltanto sui nostri canoni, insomma. Io in questa partita ho visto talmente tante occasioni che non le abbiamo avute in tutto il campionato, per cui secondo me sono due punti persi e tanto rammarico, anche perché saremo costretti a fare i 6 punti in queste 2 partite se vogliamo evitare la forbice. Andrea, per un sottile gioco del paradosso, il migliore in campo è stato il portiere del Legnago, il giovane promettente Pizzignacco. Sì, beh,
L'Arezzo ha avuto difficoltà i primi 20-25 minuti perché comunque era una partita delicata, la posta in palio era alta, era una partita tesa, contratta, e nei primi 20-25 minuti ha sofferto la pressione del Legnago. Poi una volta in svantaggio è riuscito a reagire, nel secondo tempo il Legnago ha abbassato il ritmo e la partita è diventata un pochino più confusionaria e l'Arezzo comunque ha creato buone occasioni, infatti come hai detto tu giustamente il portiere è stato uno dei migliori in campo, ecco. Penso che per le occasioni avute nella seconda parte di gara ci poteva stare anche una vittoria, ecco. Però considerando le difficoltà iniziali alla fine pareggio può anche essere certo. Giusto. Giorgio, c'è stato un momento nel primo tempo dove la squadra ha accusato il colpo e dove gli è andata francamente bene, in quel contropiede dove si è fatta trovare troppo sbilanciata da un calcio d'angolo. Erano in cinque lì, forse l'ingordigia di un attaccante del Legnago ha fatto perdere il tempo di gioco giusto e per fortuna che il tiro di Morselli è andato fuori. Sì, sì, succede Gigi, in effetti lì in quella ripartenza ci siamo fatti sorprendere in modo che un allenatore, sono cose che fanno arrabbiare insomma. Io mi ricordo Sottili giocava proprio su queste cose qui qualche anno fa e lui proprio ci puntava a sorprendere l'avversario partendo tutti di dietro in questo modo, però succede, è capitato all'Arezzo. E comunque, ripeto, credo che la prova dell'Arezzo sia importante anche perché io così guardavo, ma probabilmente, voglio fare un volo un po' più indarico, ma sarà proprio il Legnago il nostro avversario nei play-out, se, come io credo, riusciamo a battere il Ravenna. Ecco, io per scaramanzia questo aspetto non lo voglio toccare proprio perché sappiamo che domenica sera alle 20:30 la partita dell'anno è proprio quella con il Ravenna. Qualcuno può dire ma proprio contro l'ultima in classifica. Eh sì, perché la posta in palio è fondamentale e l'Arezzo è obbligata a vincere per evitare qualsiasi problema. Noi ci fermiamo perché è arrivato il momento della prima pausa pubblicitaria. Restate con noi. Seconda striscia di Block Notes, torniamo subito a sentire le impressioni anche di tutti i nostri ospiti. Simone, ieri eri sugli spalti dello stadio di Legnago e sento anche dalla voce che hai partecipato in maniera emotiva molto forte. Ieri Gigi è stato veramente una scarica di adrenalina abbastanza forte perché poi chiaramente in questi 90 minuti si giocava al destino dell'Arezzo e vedere il cronometro che stava ormai segnando la fine era veramente una disdetta. Gol di Grazia ci ha portato proprio dall'inferno al paradiso e chiaramente l'Arezzo è viva. L'Arezzo è viva e si è guadagnata un altro spareggio per domenica prossima per continuare a sognare questa salvezza che sarebbe veramente miracolosa a questo punto. Giorgio, è vero che è l'anno dantesco, io nel pezzo ho voluto anche usare questa metafora, però ho detto al purgatorio perché per il paradiso bisogna aspettare domenica con Ravenna. Mi sembra senz'altro di sì, questo è un bel purgatorio, anche insomma dobbiamo scontare ancora parecchie pene mi sa. Sì, però ecco, come ripeto quello che ho il concetto espresso prima, cioè quell'ultimo minuto in cui siamo riusciti a rivedere le stelle perché veramente eravamo dentro, beh, è importante, è importantissimo, dico, non può andare sprecata un'occasione maturata in quel modo all'ultimo istante. Matteo, c'è stato un giocatore che ti ha convinto ieri in maniera particolare? Personalmente ce ne sono tre per vari motivi. Sbraga e Arini, che sono due giocatori che secondo me hanno già messo l'interruttore ormai da diverse giornate sulla modalità play-out, perché non hanno problemi nel dare comitate o nel giocare sporco. E poi mi è piaciuto Di Grazia perché finalmente gli è stata data l'occasione. Lo avevamo visto in allenamento tanto di cappello su calci di punizione perché era stato un cecchino pochi giorni fa. Ed è un giocatore secondo me che rispetto ad altri in questa squadra che portano palle, a volte giocano per sé, questo è un giocatore un po' più completo, forse meno appariscente, però
che fa la giocata anche al servizio della squadra. Il gol è un premio che secondo me se lo merita per quello che ha fatto. Direi sicuramente che è stato ieri è stato sicuramente importante per la rete, ma non solo per la rete. È un giocatore che secondo me è stato un bene assoluto ritrovarlo in questo contesto. Giorgio? Linio a quello che ha detto Matteo, direi che Sbraga e Arini hanno preso per mano la squadra, era quello che ci aspettavamo da loro quando sono stati comprati e finalmente stanno mantenendo le promesse. Dopodiché intorno a questi due elementi, a questi due cardini, sarà necessaria una grande prova corale a partire da domenica, perché sì, aspettiamo la giocata del singolo, ma ci dovranno essere 11 giocatori veramente vogliosi di portare l'Arezzo ai play-out e di raggiungere questa salvezza, anche perché mi sembra che in tutto il resto del contesto del campionato facciano un po' a gara a darci alle gambe, per cui mi sembra che l'Arezzo, oltre che lottare contro il Lavernare, debba lottare contro tanti eventi. Mettiamola così, anche i risultati di ieri hanno girato veramente, veramente male. Quindi sarà necessaria veramente una grande prova, una prova corale di carattere, di determinazione, prima per raggiungere questi play-out e poi per mantenere la categoria. Riccardo, però una nota di merito, penso se la meriti, scusa il gioco di parola, anche Nello Cutolo. Cutolo per quanto riguarda l'impegno e per quanto riguarda il fare gruppo. Io la menzione particolare la farei per Carletti. Ci siamo sempre lamentati in tutto il campionato che non avevamo un centravanti che tirasse in porta. Ieri Carletti ha impegnato 3 volte Pizzignacco, è stato il più pericoloso, avrebbe meritato il gol e fa seguito alla doppietta della partita precedente. Quindi in 2 partite ha tirato in porta più lui che tutto l'Arezzo. Quindi la menzione particolare per il centravanti che finalmente abbiamo e che speriamo sia abile e arruolato per Ravenna. Per quanto riguarda Cutolo è importantissimo, anche se il peso dell'età si fa sentire, ma si fa sentire anche in positivo per quanto riguarda esperienza, grinta, determinazione e spogliatoio. Andrea, quanto è importante avere un giocatore dalle caratteristiche come Carletti? Ecco, lo chiedo proprio all'allenatore. È importante perché soprattutto in queste partite dove magari la squadra a volte giocando contratta rimane un po' schiacciata dietro, un giocatore con le sue caratteristiche ti dà sempre la possibilità comunque di buttare a volte anche la palla lunga e di fare la guerra con i difensori avversari, di prendere falli, di proteggere palla, di dare i tempi alla squadra di salire, quindi molto importante. Infatti anch'io sono d'accordo sulla prestazione di ieri, a me è piaciuto molto anche Carletti, a parte che ha avuto anche 2-3 buone occasioni e non ha concretizzato, però si è creato le occasioni, ma ha fatto un grande lavoro proprio nel tenere palla, nel prendere falli, nell'aiutare la squadra a volte a prendere campo, ecco, quindi a me è piaciuto e anche tutta l'asse centrale, Sbraga, Arini, secondo me hanno fatto la spina dorsale della squadra. Mauro Guerri, Carletti, lo possiamo dire che quella di ieri era la sua terza vera partita con l'Arezzo, perché finora ha giocato sempre poco. Un buon esordio, fra virgolette, a Modena, l'esplosione nella partita della scorsa settimana con la Vispesaro e poi la conferma di Legnago, però adesso c'è il timore che possa essere perduto per questa fase finale della stagione. Speriamo di no, perché tra tutti gli attaccanti che abbiamo in rosa è quello che ha le caratteristiche del centravanti, perché l'abbiamo detto tante volte, Piu e Perez magari tecnicamente hanno qualcosa in più di lui, però sono più seconde punte, sono giocatori che non attaccano la profondità, magari sono giocatori bravi nel dialogare con i compagni, però in area di rigore hanno molto meno peso specifico. L'augurio è che l'infortunio alla caviglia non sia grave e che si possa recuperare per domenica, perché domenica sarà
diciamo, la madre di tutte le battaglie, passatemi il termine. Simone, tu che eri testimone oculare, però è uscito malconcio anche nel dopopartita Carletti, no? Lo puoi confermare? Sì, e oltretutto io ho avuto modo di farci due parole nel piazzale alla fine della partita e era molto scocciato di questo inconveniente e anche abbastanza scettico sulle possibilità di recupero per domenica. Purtroppo non ce ne va bene una quest'anno, non c'è niente da fare, bisogna lottare contro tutte queste avversità e riuscire alla fine a portare a casa il risultato. Ecco, non dimentichiamo che poi Carletti si è fatto male in una dinamica particolare dopo la grande parata di Pizzignacco sul gol non gol, nella parata sul tiro di Grazia, c'è stato un intervento, diciamo, poco ortodosso del difensore del Legnago, Giorgio, che forse avrebbe meritato anche qualcosa di più severo. Che vuoi fare? Quest'anno, come ha detto Simone, non ce ne va bene una. O troviamo Arace da arbitro. Su Arace c'è il prossimo capitolo. Vabbè, o comunque o si infortuna ai giocatori che attualmente ci faceva più comodo di tutti. Anche questo, diciamo così, è veramente Oiella allo stato puro, perché poi è il secondo infortunio alla caviglia che ha Carletti. Sì. Che quindi e poi è un attaccante pesante, importante anche dal punto di vista fisico, che per recuperare ci vuole anche un certo tempo, insomma, appoggia sulla caviglia, ci appoggia un bel certo peso. E quindi peccato, perché in effetti io sono d'accordo con quanto detto finora, Carletti era l'attaccante ideale per questo Arezzo e oltretutto era con la testa anche l'attaccante, perché, perché la testa è la cosa più importante. Quando un giocatore entra in fiducia, ovviamente è lì che va sfruttato. Io ero ottimista perché avevo visto dei giocatori in fiducia e Carletti, secondo me, anche da questo punto di vista era un elemento molto importante, ma io spero, ovviamente, perché io credo giustamente domenica è stata definita la prossima la madre di tutte le partite, io credo che la madre di tutte le partite non sia quella, ma quella in cui dovremmo affrontare molto verosimilmente due il partite, Legnago. Il Legnago, quelle saranno secondo me le partite più difficili. Però più per importanti. Strappare quel biglietto devi vincere domenica. Ma no, potrebbe bastare anche un pari, perché questo... Il Modena, mi fiderei. Ma io non andiamo a vincere. Io dico che potrebbe bastare anche un pari, perché il Cesena mi sembra che non sia proprio un avversario. È vero che giocando alle 20:30 l'ultima partita hai la possibilità di gestire la situazione meglio. E poi, no, ma io non voglio gestire, bisogna vincere. Sì. Però dico, non è detto che non vincendo il risultato importantissimo l'hai fatto ieri all'ultimo minuto, eri fuori. Domenica il Legnago va a Modena con una squadra che è in forma, nella T3 al Padova, non credo che sia molto facile per il Legnago. E allora, prima di andare in pubblicità, sentiamo le parole di Stellone nel dopopartita. È stata un'emozione incredibile il gol di Grazia alla fine. Ecco, mister, lei come l'ha vissuto? Perché diciamocelo chiaramente, fino a quel minuto lì, a quel momento lì, l'Arezzo va quasi un piede e mezzo in Serie D, forse. Ma questo no, sicuramente il pareggio alla fine ci ha dato tanto. Non solo per il punto in classifica, non solo perché manteniamo il distacco di 7 punti da loro, ma perché è venuto negli ultimi secondi e perché ci abbiamo creduto fino alla fine e secondo me, per come si era messa la partita, non meritavamo assolutamente di perderla, perché il gol loro nasce da un errore arbitrale che ha fatto entrare il quarto uomo, un giocatore del Legnago che era uscito nella zona della palla e non esiste, quindi doveva assolutamente... Ecco, tra l'altro la interrompo, lei era proprio lì praticamente accanto a Rolfini quando è entrato, cosa è successo? Ce lo racconto. Hanno detto di entrare, non si sono accorti che la palla ce l'aveva Cherubin a un metro, da due metri dalla linea laterale, quindi non era giusto farlo entrare in quel momento, quindi doveva rimediare con un fallo, una munizione, perché... Ma quello ci è servito, perché ci ha dato secondo me la sveglia, perché nei primi 20 minuti, 25 minuti Legnago, non dico che ha meritato il vantaggio, però arrivava prima sulla palla, non ci faceva giocare, le seconde palle erano tutte le loro, e forse un pizzico di tensione, forse da parte nostra, ma dopo ci siamo svegliati, abbiamo creato 2 palle gol per pareggiarla con Carletti, un colpo di testa, un tiro ribattuto, abbiamo battuto diversi calci d'angolo, nel secondo tempo uguale, abbiamo cercato di attaccare, pressare per rimediare al pareggio, c'era
mi dicono il gol su punizione di Grazia, la palla mi hanno detto che era entrata, ma al di là di quello sono felice per chi è entrato, per chi ha giocato dall'inizio, perché hanno dato veramente tutti quanti l'anima per rimediare a questo svantaggio meritato. E noi ci fermiamo, restate con noi, a tra poco. Terza parte di Block Notes, abbiamo sentito le parole di Stellone prima di andare in pubblicità. Devo dire che sono tre partite che sta azzeccando tutto Stellone. Sì, beh, ultimamente ha trovato, secondo me, una buona continuità, sia di rendimento, anche di risultati. Penso che questo fa ben sperare per le ultime partite. Ecco, ieri, a parte i primi 20 minuti, comunque la squadra ha dimostrato di esserci, soprattutto mentalmente, che in queste situazioni qui l'aspetto mentale è fondamentale. Consideri Matteo Stellone adesso, diciamo, ha la squadra in mano, si vede in tutto e per tutto? Secondo me, oltre che la squadra in mano, perché poi secondo me una cosa lampante ieri è stato l'abbraccio a fine partita, compreso il fatto che in tribuna Legnago ci fossero anche non solo tutti i vertici della MAG, ma anche i giocatori infortunati, Perez o squalificati Luciani. Questo vuol dire tanto a livello di gruppo, il fatto che fossero presenti. Secondo me il fatto è che al netto degli infortuni, o comunque anche con gli infortuni di mezzo, Stellone fondamentalmente ha trovato uno zoccolo duro. 7-8 giocatori attorno ai quali costruire la formazione. Poi io sono uno di quelli che crede che è bene dare uno statuto alla squadra, vale a dire provare a giocare sempre con lo stesso modulo, per come la vedo io. Poi però mi rendo conto che ha ragione Stellone in quello che ha fatto nelle ultime partite, vale a dire cambiare 3-5-2, 4-3-2-1, 4-4-2. Stellone ha avuto ragione nelle ultime partite, quindi ce lo teniamo stretto, gli va dato i meriti di quello che ha fatto l'Arezzo fino ad ora. Poi è chiaro, secondo me ha avuto la capacità, e poi ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché di infortuni ne ha avuti tanti l'Arezzo e ne ha dovuti fronteggiare tanti Stellone, e nonostante questo però è riuscito a trovare quello zoccolo duro, come dicevo, attorno al quale ha costruito e sta costruendo questo Arezzo che, come si diceva prima, il punto di ieri è pesante perché è come aver gettato benzina sul fuoco. Adesso però questo fuoco non va spento, e in settimana mi auguro che vengano fatte determinate mosse in maniera tale appunto che il fuoco resti acceso, perché serve un risultato con il Ravenna. Senza risultato con il Ravenna è un passo indietro altrimenti. Simone, ma è vero che a fine partita, al momento del gol, hai marcato stretto anche Manzo ieri in tribuna? Ieri comunque, come ha sottolineato giustamente Matteo, è stato molto... molto importante l'abbraccio collettivo fra dirigenza, giocatori squalificati, giornalisti. È stato proprio, diciamo, una scena che ha dato una carica notevole. Chiaramente a Legnago non ci sono rimasti molto bene della nostra euforia, e qualcuno ha avuto da ridire. E, insomma, anche in questo caso la nostra dirigenza si è dimostrata presente. E c'è stato qualche momento abbastanza caldo, però è giusto così, perché poi una dirigenza che dimostra un senso d'appartenenza del genere, alla fine secondo me è una cosa molto positiva per il futuro. E non dimentichiamo anche un altro aspetto, Riccardo: questa dirigenza, insomma, il senso d'appartenenza lo ha anche dimostrato nelle scadenze, visto che l'Arezzo è una delle poche, se non l'unica squadra che ha anticipato gli stipendi, e insomma, considerando anche la classifica avara che ha, bisogna dare atto a questo gruppo dirigente. Solo di questa dirigenza dell'Arezzo per gestire la Serie C, perché abbiamo visto che ci sono state scelte inopportune in estate, e ora stiamo vedendo le conseguenze, per cui una dirigenza come quella dell'Arezzo, economicamente forte, presente come società, proprio presente anche nella vita della società, dovrebbe essere da esempio e non una mosca bianca in questa Serie C, che è un po' derelitta. Per cui sono contento e spero vivamente, perché faremo insieme grandi cose
se in prospettiva rimarremo in Serie C. La strada secondo me è ancora lunga, perché la partita importante sarà quella di Cesena, fermo restando che con Ravenna la metto vinta, ma secondo me il Modena è una squadra che, anche se perde le ultime due partite, rimarrà in quella posizione, per cui ci andrei un pochino con i piedi di piombo sui risultati delle nostre concorrenti, e penso che ci vogliano 6 punti. Bene, intanto vorrei focalizzare l'attenzione sul caso Arace. Sarà una coincidenza, però, quando questo signore sia in campo, sia come collaboratore del direttore di gara, ha a che fare con l'Arezzo, non è mai fortunato. Questo breve servizio. Mario Davide Arace, arbitro della sezione di Lugo, ancora lui, semplice coincidenza, ma quando questo direttore di gara, sia nella versione diretta che indiretta, trova per strada l'Arezzo, succede qualcosa sempre di strano. Cerchiamo di andare per ordine, perché in questa stagione gli episodi non sono mancati. Andiamo alla partita di Legnago, minuto 27, la formazione veneta passa in vantaggio con Boulevardi, Rolfini scatta sulla destra e indovina un cross perfetto che il centrocampista poi realizza. Ma dove sta il problema? Semplicissimo. Rolfini era fuori dal campo per un malanno temporaneo, dopo i soccorsi chiede di rientrare. Arace è il quarto uomo e autorizza l'ingresso. E qui sta l'errore, perché un giocatore può entrare ma sempre lontano dall'azione. Il giocatore veneto invece entra, ruba palla a Cherubin che non si accorge della sua presenza. Saranno vane poi le proteste della panchina Amaranto. Il direttore di gara non si accorge di nulla e convalida il gol. Arace era stato l'arbitro di Pesaro, dove con le sue decisioni contribuì alla sconfitta dell'Arezzo. Tra l'altro, anche in quella partita ci fu un gol non gol che regalò grosse polemiche alla fine. E l'Arezzo di episodi di questo tipo ne ha avuto uno anche a Trieste. Alla fine certi indizi diventano una prova. Con Arace la sfortuna è sempre in agguato. Matteo, è sfortunato questo direttore di gara con noi? Allora, io premetto una cosa, che io non sono un complottista, io non credevo nemmeno quando mi venivano a dire che c'erano dei complotti arbitrali nei confronti dell'Arezzo derivanti dai vertici. Di sicuro, più che il complotto, io credo che questo direttore di gara, mi dispiace per lui, ma è altamente inadeguato per la Serie C, perché a Pesaro il pallone era, secondo me, aveva varcato la linea. Manca tra l'altro nella sintesi che hai fatto, che è bella nutrita, manca anche il fatto che al di Spesa era stato dato un rigore inesistente per una spallata col pallone che era già fuori, e non era stato dato il rigore a favore per il fallo sui cerci. Ieri l'errore è stato clamoroso. Io credo nemmeno nella WISP succeda una cosa del genere, nemmeno nel calcetto fra amici, perché è la regola basilare, cioè, che poi tra l'altro posso capire che mi dicono il pallone ce l'ha Arini in mezzo al campo, però tu quarto uomo, prima di far rientrare Rolfini, guarda dove va quel pallone, se Arini lancia, se Arini lo appoggia Cherubin. È stato un errore madornale, complice anche l'arbitro, perché l'arbitro poteva tranquillamente, rendendosi conto dell'errore, salvare Arace andando a fischiare magari un fallo, forse generoso, o su Cherubin o su Arini, e non staremmo qui a protestare. Di sicuro ieri ci sono stati degli errori madornali. Poi sulla punizione di Di Grazia non mi pronuncio, perché secondo me è difficile da giudicare senza tecnologia, ma l'errore fatto su Rolfini è una cosa madornale che spero che vengano presi i provvedimenti. Simone, a caldo, che impressione hai avuto proprio dallo stadio, tu che eri lì direttamente a Legnago? Ma oltretutto noi avevamo la fortuna di avere la postazione praticamente in linea con Arace, e ci siamo immediatamente resi conto del misfatto, perché è stata una cosa incredibile, perché abbiamo visto il passaggio, l'uomo rientrare praticamente nello stesso, simultaneamente, e l'azione andare avanti e finire con il gol. Cioè, in tempo reale ci siamo resi conto subito che l'azione era viziata da un'irregolarità. Io poi su Arace ho una teoria, che secondo me un arbitro di Lugo di Romagna, che è in provincia di Ravenna, non si designa mai in una quaterna di una gara di una rivale diretta del Ravenna. La stessa opinione la chiedo ad Andrea Benedetti, perché c'è da perdere la testa per un allenatore in un momento di questo tipo. Sì, sicuramente ieri l'errore è stato grave. Io
voglio pensare che sia sfortuna per quest'arbitro quando incontra l'Arezzo. Ieri è stato un errore grave, perché solitamente un giocatore che è fuori dal rettangolo di gioco lo si fa rientrare con la palla lontana. E lui lì doveva essere bravo a valutare che comunque la palla era troppo nelle vicinanze del giocatore. Quindi c'è stato un concorso di colpa tra l'arbitro, secondo me, poteva fermare il gioco. Anche perché gli assistenti che ci stanno a fare, voglio dire, in quel contesto lì... Poteva fermare il gioco. Certo. Io non voglio fare la caccia alle streghe, Giorgio, però sta di fatto che l'errore è stato palese. L'errore è madornale, è imbarazzante. Chi parlava, mi sembra Matteo, di campionati amatoriali ha perfettamente ragione. L'unica differenza è che nel campionato amatoriale probabilmente si sarebbe scatenata una tale rissa che ancora ne parleremmo, ancora saremmo a dividere le due squadre, quindi, o ancora l'arbitro sarebbe chiuso nello spogliatoio come ai bei vecchi tempi, in attesa della volante dei carabinieri che lo salva. Quindi diciamo che parlare di campionato professionistico ha tolto alla Race un grosso peso. Speriamo che la sorte non sia persa con l'Arezzo e che magari ce lo ritroviamo se raggiungiamo quei benedetti play-out. La sorte può darti tutto e magari ce lo ritroviamo in una delle due partite di nuovo. Comunque, Giorgio, tre indizi fanno la prova. Sì. Sì, no, ma... Sì, fanno la prova che questo arbitro o è un incapace o deve cambiare mestiere, non ci sono alternative, perché io non mi limito però ai tre episodi qua, ai rigori non dati. Io mi ricordo l'arbitraggio intero a Pesaro. A Pesaro fu uno stillicidio di decisioni, poi ci furono quelle clamorose, ma proprio l'arbitro malissimo quella partita. Sì. Diciamo, ieri è stato anche sfortunato perché lì c'è venuto il gol. Però resta lo stesso, se non veniva il gol, come ha ribadito non l'avremmo... anche Andrea prima, sì, certo. Tu il giocatore lo puoi fare entrare se è distante dall'azione. Sono d'accordo con tutto quanto è stato detto su Arash, anzi rincarerei addirittura la dose, però diciamo che in quell'episodio, se non veniva il gol, era un episodio, sì, un errore gravissimo, inconcepibile da Schiss, o da Wisp, però finiva lì, non c'erano tutte queste polemiche. Bene. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria e poi il rush finale, dove daremo un giudizio sulla giornata di ieri anche per la lotta al vertice, e poi parleremo del Ravenna, prossimo avversario. Ultima parte di Block Notice, un'occhiata anche a quello che sta accadendo in tutto il girone. Subito coinvolgo Mauro Guerri, che è un grande esperto e un attento osservatore. Te l'aspettavi? Sinceramente no. Io ho avuto modo in questi due giorni di guardarmi un po' di partite oltre all'Arezzo e ho visto che il Padova probabilmente a livello di testa è successo qualcosa, perché è una squadra che è entrata in campo nervosa, contratta, dove il Modena ha fatto il bello e il cattivo tempo per tutta la partita. Però ritornando appunto al Modena, il Modena è una squadra che al momento è la miglior quarta del dei tre campionati, dei tre gironi, e a quel punto sarebbe direttamente promossa alla fase nazionale dei play-off come testa di serie, perché non essendoci la Coppa Italia quest'anno, la miglior quarta, a parte che salta il turno dei gironi, più diventa nella fase nazionale testa di serie, allora, e apre... Aspetta Mauro, quello che stai dicendo è molto importante e opportuno sottolinearlo, considerando che l'avversario prossimo del Modena è il Legnago. E quindi chi poteva paventare una certa rilassatezza della formazione emiliana, della squadra allenata da Mignani, e si sbaglia proprio perché il Modena ha tutto l'interesse a pigiare l'acceleratore. Certamente, perché o sono una squadra, una società che non fa questi conti, ma si ritroverebbero a essere testa di serie, saltare due partite se non tre e addirittura aprire per l'undicesimo posto nel nostro girone per i playoff. Sarebbe... Rimetterebbe, diciamo, in corsa per i playoff anche Gubbio e Virtus Verona.
Ecco, Virtus Verona che mi sembra che ultimamente abbia un po' mollato, ma andiamo a rivedere qualche gol della giornata di ieri. Serie C con il fiato sospeso, l'unica certezza arriva dal crack del Padova che rischia di perdere un campionato che appena due settimane fa sembrava vinto. Solo il calendario può venire in soccorso della squadra biancoscudata che tuttavia deve recuperare le sue certezze, soprattutto a livello mentale. Il Modena ha ottenuto la vittoria dell'orgoglio e forse del rimpianto. Luppi porta in vantaggio i canarini premiando la migliore partenza dei padroni di casa. Nella ripresa il calcio di rigore di Pierini, legittimo ma il doppio vantaggio. Il Padova ha una reazione ma è troppo flebile. Nel finale Muroni completa la festa per la squadra di Mignani. Il Perugia mette in chiaro le sue ambizioni andando a vincere a Ravenna. Dopo un primo tempo equilibrato si sblocca la partita d'inizio ripresa con Rosi alla sua seconda realizzazione consecutiva. Il raddoppio di Bianchimano da poco entrato. Poi nel finale il tris di Burrai fa venire le vertigini al grifo. Goleada della Feralpi Salò al malcapitato Carpi e pensare che alla vigilia Pochesci aveva detto che la sua squadra sarebbe andata in Lombardia per chiudere la pratica salvezza. Ceccarelli sblocca il risultato con un bel sinistro. I ragazzi di Pavanel raddoppiano con Guerra. Il tris è confezionato dal guizzante Dorazio. Il poker prima del tè è firmato da Gianni. Nella ripresa sale in cattedra l'attaccante Tulli che firma due gol intervallato dalla rete della bandiera di De Sena. Il derby emiliano-romagnolo va alla Imola beneficiata dal cambio in panchina. Polidori, grande protagonista a Cesena, segna una bella doppietta. La prima rete arriva su calcio di rigore, mentre il raddoppio è frutto di una autentica prodezza. La vittoria dell'orgoglio è quella della San Benedettese a Verona con la Virtus. In apertura di ripresa Lescano realizza una rete con grande precisione, chiude il botta e risposta di Legnago. Veneti in vantaggio con il solito Boulevardi, poi poco prima del triplice fischio ci pensa Di Grazia a riportare in quota l'Arezzo. Matteo, arriva una bella lezione e anche un bel messaggio dalla San Benedettese. Sì, arriva un bel messaggio. Io credo che sia... mi viene da dire, dopo quello che abbiamo passato noi, di mandare un grosso in bocca al lupo alla piazza di San Benedetto, perché non merita purtroppo di essere ostaggio di certi personaggi, perché da quello che si legge è accaduto un po' di tutto veramente. Questo, e alla fine chi ci rimette, si torna lì, sono sempre tifosi. Di sicuro grande professionalità e tutto. È chiaro che la Virtus Verona, sentendo anche quelle che sono state dichiarazioni di Fresco ormai diverse settimane, è una squadra che ha staccato la spina, il suo obiettivo l'ha trovato, insomma. Attenzione però, secondo me, al Gubbio, perché come diceva Mauro, se si apre un posto, il Gubbio, considerando la contestazione dei tifosi, considerando quello che ha detto il presidente, il rinnovo di Torrente e le aspettative di alcuni giocatori che hanno dei bonus inseriti nel contratto, se ci fosse la possibilità di playoff, secondo me è una squadra che cerca di entrarci. Comunque penso che il Gubbio, la sua spinta propulsiva sia un po' come la Virtus Verona. O domenica gioca con la Vis Pesaro il Gubbio. Sì. Vediamo, speriamo che abbia ragione Matteo, dai. Tu che ne pensi, Andrea? Sì, beh, penso che... è una partita a scacchi ormai, però. Sì, ha raggiunto il suo obiettivo, ecco, quindi ci sta che affronti magari queste ultime partite con... in modo un po' più rilassato. Mentre il calo del Padova? Quello è un pochino più sorprendente. Ecco, non dimentichiamo che mentre noi stiamo parlando sta giocando il Sutiro, che ha la possibilità di fare il controsorpasso a tutti. Padova non me l'aspettavo, perché comunque è una squadra composta anche da giocatori esperti, con un allenatore molto esperto, quindi un calo che reputo soprattutto a livello mentale, così non me l'aspettavo. O forse ritenevano già di aver vinto il campionato? Ma sì, probabilmente sì, però rischiano comunque di comprometterlo, perché ora vedo molto bene il Perugia ultimamente e anche il Sud Tirol, secondo me, al momento ha una condizione sicuramente superiore. Mauro, tra l'altro lo stacco di Bianchimani è stato portentoso, mi ha ricordato un po' il gol di Carletti la scorsa settimana con il Pesaro. Sì, ha fatto un bellissimo gol.
diciamo un risultato però un po' bugiardo, troppo penalizzante nei confronti del Ravenna, che nei primi 25 minuti di partita aveva avuto due ottime occasioni da rete. È una squadra che mi è sembrato tutt'altro che morta, e davanti no, ha perso molto con Mukulu e con Cesaretti infortunato, però è una squadra che ancora diciamo ha vita, è viva, con Papa su tutti che è un trascinatore. Tanto è in grande forma. Buoni difensori centrali. Sì. È in grande forma. Sì, sabato secondo me è stato il migliore dei suoi, insieme a Sereni che è questa seconda punta molto mobile. Sono una squadra da prendere con le molle. E allora, non arriveranno certamente a fare la vittima, ecco, sacrificale. E allora parlavamo del Ravenna, c'è questa breve scheda che ci porta direttamente al prossimo avversario dell'Arezzo. La partita delle partite contro una squadra che si presenterà al comunale in condizioni disperate. Arezzo Ravenna non ammette deroghe e la situazione per i romagnoli appare più complicata, visto che una sconfitta significherebbe retrocessione in quarta serie. Non c'è dubbio che Ravenna si sia complicata la strada da sola dopo il clamoroso pareggio interno con il Cesena due settimane fa. I numeri sono impietosi per la squadra di Colucci, che accusa un passivo pesante sotto tutte le voci. In 36 gare il Ravenna ha vinto 5 partite, ne ha pareggiate 11 e perse 20. L'Arezzo ha un bilancio leggermente diverso, ma arriva a questa partita in condizioni psicofisiche decisamente migliori. Il Ravenna ha segnato 29 gol e ne ha subiti 60. Tatticamente gioca con il 4-3-3. Nell'ultima gara ha affrontato il Perugia, ha retto un tempo, creando anche delle difficoltà agli umbri. Poi, appena la partita è cambiata, c'è stato il crollo progressivo. Matteo, quindi non c'è da fidarsi, come giustamente lo ricordava Mauro? No, assolutamente no, perché poi comunque per loro questa è veramente l'ultima spiaggia. È chiaro che come è decisiva anche per l'Arezzo, perché si torna lì, la forbice ancora non è stata disinnescata, ricordiamocelo. Quindi diciamo che sarà una partita fra due formazioni dove il pareggio sarebbe il peggiore risultato in assoluto, che secondo me potrebbe venire più per il Ravenna che per l'Arezzo, ovviamente. Ci potrà essere una mossa sorpresa, lo chiedo a Riccardo, a Giorgio e anche a Mauro e anche a Simone. Velocissimi nella risposta, per favore. La mossa sorpresa penso di no. Questa è una squadra collaudata, quindi al netto dei giocatori per l'infortunio non credo che ci siano mosse a sorpresa. È una partita che si giocherà su 100 minuti, in cui, come ha detto bene Matteo, il pareggio non serve a nessuno, servirà la vittoria, quindi giocheranno tutte e due per la vittoria. Il Ravenna è una squadra viva ma morta fisicamente, le ultime due partite ci hanno raccontato che nel finale ha un crollo notevole. Sentiamo Mauro. No. Ma secondo me non ci sarà grosse novità, magari ci potrebbe essere il rilancio di Jacoponi dal primo minuto, che potrebbe essere la novità principale, magari rinunciando a un centrocampista e passando a un 4-4-2 un pochino più offensivo. Giorgio? Penso che il Ravenna, come noi, è obbligato a vincere, però ecco, noi forse ci possiamo permettere di aspettarli, perché alla fine loro hanno l'unico risultato, sono obbligati alla vittoria, quindi dovranno per forza esporsi. Da questo punto di vista mi immagino la solita formazione, quindi comunque difesa e centrocampo abbastanza collaudati. Magari ecco, centrocampo si potrebbe pensare anche a Serrotti, che non ha più esperienza, che in una fase calda di campionato così potrebbe essere utile, e lo so, dipenderà molto dalle condizioni di Carletti. Se Carletti ce la fa bene, se no dirà qualche mossa alternativa al nostro mister. Simone? Ma secondo me ormai Stellone ha individuato quello che è l'ossatura che si giocherà questa parte finale di stagione. Secondo me cambierà pochissimo. Semmai l'unica cosa che Stellone si adegua molto, anche studia molto le avversarie e normalmente fa il modulo sulla pelle delle avversarie.
Io credo che rientrerà in campo Luciani, e poi se non c'è Carletti giocherà più, però per il resto credo che resteranno gli uomini delle ultime due gare praticamente. Giorgio, però là davanti ci saranno dei cambiamenti, questo è inevitabile. Infatti ci sono due infortunati secondo me, oltre che Carletti anche Cherubin, no? che è uscito con qualcosa di muscolare. Quindi dipenderà dal loro recupero. Io conto molto soprattutto sul recupero di Carletti, cioè ci spero molto più che conto. Se invece quello che ha detto Simone un po' mi preoccupa abbastanza. E poi io credo che forse giocherà Ventola, perché tornerà Luciani sicuramente, ma è una partita da vincere, loro non hanno grandi attaccanti, insomma, non hanno attaccanti, quindi ci sarà anche una soluzione, diciamo, soluzione più offensiva Ventola, per esempio, rispetto a Maggioni. Andrea, una partita come questa è importante anche la vigilia, quindi questa sarà una settimana particolare, una settimana lunga. Sì, sarà una settimana da gestire bene, perché come abbiamo già detto prima l'aspetto mentale è fondamentale, bisogna tenere la squadra sul pezzo, però allo stesso tempo mantenere anche una certa tranquillità per far sì che poi la tensione non possa giocare brutti scherzi, ecco, quindi è una partita decisiva, è una partita dove le motivazioni vengono da sé, però ecco, bisogna stare attenti che la tensione poi magari non permetta di fare quello che uno in campo deve fare. Comunque il leitmotiv è uno solo, crederci fino alla fine, come è successo ieri a Legnago, e questo sarà il nostro motto per tutta la settimana. Grazie per essere stati con noi, io ringrazio Giorgio Ciofini e Andrea Benedetti. Grazie a voi. Andrea Benedetti, allenatore del Fogliano, costretto alle vacanze forzate, ieri è ricominciato all'eccellenza, ti ha sorpreso il risultato o i risultati? È favorito il Poggi Bonzi? Ma sì, Poggi Bonzi, ma non solo, anche altre società comunque si sono rinforzate, e già prima della sospensione avevano. Sarebbe stato un torneo particolare. Sì, beh, il torneo è anomalo, il campionato è anomalo, perché certo, è campionato breve. E quindi perdere due partite che sei fuori. Basta sbagliare due partite che sei fuori. È già compromesso. Ringrazio Simone Trippi, Mauro Guerri, Giorgio Melani, Riccardo Bolelli e Matteo Marzotti, che mi auguro che dalla prossima settimana possa tornare in studio qui con noi. Con Block Notes ci vediamo appunto lunedì prossimo dopo il match con il Ravenna. Ciao!